Bella a tutti Fortniters, benvenuti su LeonTube. In questo video andiamo a vedere di aprire un caveau. Abbiamo trovato una chiave, la raccogliamo e l'abbiamo nel nostro zainetto, qua su in alto, vedete, ne abbiamo una. E nella mappa, eccoli qua, sono comparsi i punti in cui poter trovare i caveau. Ovviamente ci sono questi che si possono aprire con una chiave, eccolo qua. Adesso questo lo voglio. Io vado in questo perché è più vicino, ma ci sono anche quelli con due chiavi. Possiamo avere fino a tre chiavi, un altro che qua giù. Ora ci dirigiamo da quella parte e poi vediamo come fare. Allora, eccolo qui il caveau, deve essere qua dentro. Viene indicato. Ora, eccolo qua, siamo a 10 metri, è là sotto. Avete visto, c'è comparsa un'indicazione, la freccia, quindi eccolo qui il caveau, entriamo qua dentro. No, ok, prima vabbè, mi curo un attimo. Ok, metto il piccone, distruggo, ecco il caveau, noi abbiamo già la chiave. Usa chiave. E abbiamo aperto il caveau, possiamo anche chiuderlo, vediamo poi se riusciamo a uscire. E qui troviamo tutto questo bel po' di kit. Un mega forziere. Tanti, vedete, tanto scudo da poter fare. E niente di più semplice, quindi. Però una bella novità questa qua. Di questi bunker, diciamo di questi caveau. Ovviamente quelli con due chiavi saranno più ricchi di loot. Se non avete la chiave non vi viene indicato il caveau, quindi a meno che, a parte che non potete entrarci, quindi anche se doveste conoscerne la posizione, come per esempio questo, tanto qui mi si impazza, non avete la possibilità di entrarci dentro. Allora vediamo un po' qui. No, ah sì, ok, perfetto, faccio lo scudo. Prendo un cecchino, questo prendo, questo qua, e prendo questo. La porta si riapre, tutto molto semplice, vediamo che al momento non li vediamo più gli altri bunker, perché se non abbiamo la chiave non li riusciamo a vedere. Quindi il video termina qua, mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi vediamo sempre. Non dimenticate di lasciare un bel commento, mettete anche un bel mi piace al video e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti. Ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti!